Belen scherza con e rivela. Ilari Blasi torna protagonista alle Iene. A tirarla in ballo la nuova conduttrice del programma di Italia 1. Belen Rodriguez. In collegamento con Bianca Azzotei, che aspetta un figlio dall'inviato Stefano Corti. La soubrette argentina ha menzionato i figli che Ilari ha avuto da Francesco Totti. Forse non tutti lo sanno che Ilari ha chiamato Christian per Dior, Isabel per Marant e Chanel per Chanel. Bianca, ti consiglio di valutare Gucci, ha scherzato la moglie di Stefano De Martino. Totti e Ilari è il nome dei figli proprio di recente, nell'intervista a Belve. Ilari Blasi ha parlato dei nomi dati ai suoi figli. Quello della secondogenita Chanel ha destato non poche critiche. Se sono contenta del nome Chanel dato a mia figlia? Assolutamente sì, non saprei vederla con un altro nome. Io ho fatto anche questa domanda a mia figlia, le ho chiesto, ti piace il tuo nome? Lei mi ha risposto, tantissimo e comunque la storia delle marche non c'entra nulla. Ha spiegato la bionda presentatrice. L'alternativa a Chanel Totti è un cognome corto e brutto. Molto duro, così i nomi li abbiamo scelti senza vocale finale. L'alternativa a Chanel non era Balenciaga. Lo dico. Era Roma. Ma questo perché in famiglia abbiamo un problema con i nomi. Le mie sorelle si chiamano Silvia e Melori. Silvia è la prima, i miei genitori all'epoca non se la sono sentita. Poi sono nata io ed infine Melori. Anche i miei nipoti hanno nomi strani, una mia sorella ha dato ai suoi figli nomi Stella e Nicky. L'altra Julie, ha aggiunto Ilari Blasi. Virgola.